vita a questo importante progetto che si chiama Il futuro del territorio, quindi già nelle parole e nel titolo possiamo cogliere quale sarà il significato. E anche il sottotitolo, il payoff, come si chiama in termini tecnici, Rovigo città che guarda al futuro, Rovigo città che muove. Chiaramente noi saremo propensi a dire subito città che guarda al futuro, però riguardo al futuro bisogna dare anche delle concretezze a questo, e credo che quindi i giovani che rappresentano, chi meglio di loro, il futuro, siano anche quelli più adatti a cogliere quelle che sono le aspettative, quelle che sono soprattutto poi anche le criticità, ma quello che spero di più, le proposte, perché effettivamente Rovigo si affacci e costruisca un futuro attivo invece di una città morente. Ecco. Io credo che, sono fermamente convinto che ci siano qua delle grandi potenzialità per quanto riguarda la nostra città e anche il nostro territorio. Ne parlavo giusto un minuto fa con il Presidente del Consiglio. Però queste potenzialità le dobbiamo rendere attuali, attualizzarle. Credo che sia questo l'impegno che riguarda l'amministrazione in questo momento, ma soprattutto quelli, i giovani che, ripeto, dovranno essere gli interpreti di questo territorio.